Salve a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Anteo. Allora, uno dei dinosauri più celebri e famosi di sempre, nonché uno dei miei preferiti, è sicuramente Allosauro. Era già da un po' di tempo che mi passava per la testa l'idea di realizzare una riproduzione di un dente di questo animale. In questo video ho deciso quindi di portarvi con me per mostrarvi come ho fatto. Intanto vediamo che cosa serve, infatti ho deciso di utilizzare soltanto materiali molto economici e facilmente reperibili, come del cartone, della pasta da modellare tipo DAS, alcuni strumenti per la scultura, della carta vetro e poi dei colori acrilici. La prima cosa da fare quando vogliamo andare a realizzare una ricostruzione è quella di andare a informarci, andare a studiare un po' l'oggetto che vogliamo riprodurre, in questo caso appunto si tratta di un dente, quindi da una semplice ricerca su internet andiamo a trovare tutte le reference, tutte le immagini, le fotografie che ci possono essere utili appunto per modellare il nostro fossile. A questo punto possiamo cominciare prendendo il cartone, andiamo a disegnare sopra la sagoma del nostro dente, a questo punto possiamo ritagliarla. Prendiamo poi della pasta da modellare e rivestiamo questa sorta di anima in cartone. Andiamo ad aggiungere a modellare il DAS cercando di ottenere appunto la forma che ci interessa, la forma del dente. E utilizziamo gli attrezzi per la scultura o aiutandoci anche da stecchini, stuzzicadenti per modellare appunto il nostro fossile. Una volta che abbiamo ottenuto la bozza del nostro dente, vi consiglio di farlo asciugare per qualche ora. Attenzione però, non deve essiccarsi completamente, deve solamente indurirsi un po' in maniera che possa essere maneggiato e modellato senza che si deformi troppo. A questo punto possiamo andare a scolpire nel DAS di cui è fatto il dente, che appunto non è ancora solidificato completamente, tutti i dettagli che vogliamo dare al nostro fossile, come per esempio crepe, fessure, tutto ciò che può aiutare a rendere questa riproduzione più realistica possibile. In questo passaggio potete anche utilizzare la carta vetro per lisciare e carteggiare la superficie del dente per renderla più liscia. A questo punto, con dell'acrilico nero molto diluito, do una mano di colore su tutto quanto il pezzo in maniera che proprio vengano messi in risalto tutti questi dettagli che abbiamo appena realizzato. A questo punto sono andato a realizzare anche i margini seghettati del dente. Infatti ho preso una pinzetta in metallo e sfruttando proprio il DAS, che in questa fase è ancora leggermente morbido, sono andato a pizzicare proprio i bordi di tutta la corona del dente, per creare appunto un effetto seghettato. A questo punto possiamo far asciugare completamente il nostro dente, quindi vi consiglio di lasciarlo all'aria aperta e rimetterci mano dopo 12 o 24 ore. Sempre utilizzando l'acrilico possiamo andare a finire di colorare il nostro dente. Utilizziamo sempre come riferimento per i colori le immagini che avevamo, preso all'inizio. Bene, questo è il risultato finito, sono abbastanza soddisfatto, è venuto abbastanza carino, abbastanza realistico. Se siete intenzionati poi anche voi a realizzare qualcosa del genere utilizzando questo tutorial, vi invito a mandare le fotografie delle vostre ricostruzioni, perché sono davvero curioso di vedere cosa riuscite a fare. Se avete altre idee per altre riproduzioni che posso portare, vi invito a lasciare un commento qua sotto, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e noi ci vediamo presto, alla prossima puntata.